Grande Lino! Ciao! Ciao Paola! Ciao Lino! Anche oggi... Eccoli! Ormai sta diventando un'abitudine vederti insieme al tuo amico, diciamo così, Papa Francesco. Sì, sì. E qui c'è lui pure che sta diventando amico mio, che è già amico del Papa pure lui. O non lo devo dire che tu stai qua come giornalista, no, non lo dico, non lo dico. Beh, insomma, è una cosa bella sapere che ci saranno questi minuti con me, lui soli, con i bambini, con tutti quanti, perché vedo che con i bambini sono pure i nonni, i padri, gli zii, i cognetti, tutti quanti. Quindi io saluterò tutti quanti. Racconterò solo una cosa, di che siamo dello stesso anno, siamo tutti e due 88enni, che sembra detto in pugliese 88enni, sono 88 anni in realtà che abbiamo tutti e due. Quindi adesso nel casino generale qua non lo so se riuscirò a parlare, ma dopo sì. Grazie. Tutti questi bambini. Tu sei un po' nonno d'Europa, nonno d'Europa. Non me l'aspettavo così tanti, ne ho avuti tanti nel medico in famiglia, nei 20 anni che ho fatto dell'avventura, ma tanti così non me l'aspettavo, e sapere di essere il nonno pure di questi, anche di loro. Nonno che ero in Italia fino a 20 giorni fa, adesso sono nonno d'Europa, quindi ho vinto gli europei prima delle votazioni, sono già. Vediamo che succede. Lino, ma adesso pare che si è salvato finalmente, è stato lì la liberazione. Che cosa? Il Bari che si è salvato. Sì, veramente, finalmente la gente imparerà a dire il Bari e non la Bari. Perché di solito dicevano la Bari, invece si dice la Bari, non il Bari. La Bari si è saltato finalmente. Una stagione un po' tormentata, un po' particolare, però bisogna ripartire da qui. È bello comunque sentire che l'affetto della gente non è mai andato via in tutto l'anno. Sì, vedere questo entusiasmo, non ci credevano più nessuno, invece è successo, quindi ritornerà. Chissà che un giorno sulla schedina non veda io Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce, tutti insieme. Lino, Buffon lo avresti fatto giocare titolare? Chi? Buffon. Buffon si è comportato bene anche come attore nell'allenatore del pallone, oltre che essere un grande campione, è anche un bravo attore. Grazie, facciamo un attimo.